Bentornato a Wannabe Filmmaker. Oggi ti spiegheremo come raccontare una storia. Non ci sono regole precise, però ci sono grandi differenze a seconda dell'approccio che scegli. Ti puoi sbizzarrire in tre differenti stili. Documentari. Quando racconti la storia di un fatto, di una persona, che è esistita o esiste per davvero, attenendoti fedelmente a quello che è successo. Lo puoi far come vuoi, voglio. Però mi raccomando, non è che ti inventi le persone, i fatti, le cose. Mockumentary. Dalla fusione delle parole inglesi mock, che significa finto, e documentary, che è il documentario. Basta che fai un po' come ti pare a te, ma ci fai credere che è tutto vero. Tutte le nostre azioni caritatevoli sono consultabili sul sito papaboys.it, perché al centro di ogni nostra opera vi è il rispetto e l'amore per ogni essere vivente, così come il Santissimo ci ha insegnato. Scusami, fratello, per favore. Dicevo che in ogni essere vivente, ogni nostro fratello, ogni nostra sorella, ognuno che sta intorno a noi è espressione del suo grande amore. Fiction. Quando racconti una storia totalmente inventata, in questo caso ti puoi inventare nei personaggi, situazioni, fatti, senza nessun limite alla tua fantasia. Dimmi com'è andata. Vittoria, ci sono stati più di 250 morti, quasi tutti peones. La rivolta è stata fermata in una notte sola. La rivoluzione è finita. Ha capito o no? Beh, sforzati un poco e focalizza il soggetto. Devi decidere di che cosa parla la tua storia. La prima domanda che ti devi fare è: che cosa sta al centro della mia narrazione? Ci sta una persona? Ci sta un avvenimento? Ci sta un'emozione? Devi capirlo per non uscire fuori dal tema e depotenziare un messaggio, no? Tutto quello di cui scrivi deve avere a che fare, in modo diretto o indiretto, con il centro della storia. Focalizzalo! Focalizzalo! Beh, mo scrivi, forza! E per aiutarti ti conviene seguire uno schema preciso in tre atti: impostazione, confronto e risoluzione. Esempio, analizziamo velocemente questo cortometraggio. Regia, forza! Fa caldo. Un soldato 4-4 entra in un rifugio e trova un povero Cristo messicano per terra. Ti aspettavo, compagnero. E abbiamo capito che la storia si ambienta ai tempi della rivoluzione in Messico. Il primo atto è fondamentale, perché è l'inizio della tua storia che serve a introdurre personaggi e ambientazione. E tu? Tu sei in grado di sparare ad un uomo sfinito? Solo perché il tuo ruolo te lo impone? Le tue cazzate non mi impietosiscono. Hai ucciso centinaia di persone e ora vuoi farmi credere che le tue convinzioni ti giustificano. Nel secondo atto vanno inseriti tutti gli avvenimenti e le situazioni che servono a movimentare la storia e a sviluppare le relazioni tra i personaggi che hai introdotto nell'inizio. In effetti, a questo punto potrei anche non ucciderti. In effetti! A questo punto potresti anche non uccidermi.
Tac! E il soldato è morto. Nel terzo atto, le situazioni sviluppate durante il confronto arrivano ad una risoluzione. Ed è mo che devi sciogliere tutta la suspense e l'enfasi creata nel secondo atto. Beh, mo puoi iniziare a scrivere, ma non perderti il prossimo episodio in cui parleremo dell'equipaggiamento che ti serve per trasformare la tua idea in realtà, sempre qua su Wannabe! Wannabe e Papa Boys!